Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina, appassionati del buon gusto. Anche oggi insieme a me c'è il nostro chef Max. Ciao, ben rivisti. Allora Massimiliano, anche oggi una ricetta facile per i nostri telespettatori. Sempre una ricetta facile che a casa potete fare in maniera molto tranquilla. Idee. E questa è una ricetta davvero speciale perché ha un'origine, insomma... Questo è il baccalà che mia mamma ogni tanto ci fa a casa e quindi ho pensato di riproporlo. Di condividerla con noi. Di farvelo assaggiare, di farvelo vedere. Ed infatti l'abbiamo chiamata proprio baccalà della mamma perché è una ricetta che la signora... Elisabetta faceva per la sua numerosa famiglia. Fa tuttora. Sì, fa tuttora. Fa tuttora. Bene, allora la salutiamo la signora Elisabetta che ci segue sempre. Benissimo. E quindi niente, partiamo, scaldiamo la padella, partiamo con della cipolla. Ah, quindi la mettiamo senza olio e senza niente? Sì, facciamo, sì, perché già contiene... facciamo tirare fuori la sua acqua. Okay. E mettiamo un goccino di olio insieme. Quindi insieme, olio e cipolla. Olio e cipolla. La facciamo appassire. Ecco, quindi facciamo appassire... Aggiungiamo del brodo vegetale, così non portiamo avanti il fritto. La facciamo, continuiamo a fare l'appassimento della cipolla. Stavo notando, chef, che il brodo vegetale è veramente una cosa che in cucina... Io lo uso tantissimo. È indispensabile, sì. Ma ho notato questa cosa... Qui come procedimento, sempre per la biocucina mediterranea. Cipolla e olio, partenza insieme. Okay. In quel momento la cipolla in realtà non soffrigge tanto, cioè non ha perché ha la sua acqua che tira fuori e quindi c'è l'acqua vegetale e quindi diciamo non c'è questa parte soffritta. Come inizia ad asciugare la sua acqua, abbiamo aggiunto il brodo vegetale. Okay. Così evitiamo di appesantire il piatto. Adesso facciamo appassire per 5 minuti la cipolla così. Okay. E poi aggiungiamo il pomodoro. È arrivato il momento di aggiungere altro, quindi aggiungiamo i pelati a pezzettoni grandi. Sì, questo è del nostro amico Ciro, che salutiamo. Ciro Flagella. Ciro Flagella. Quindi è proprio ricetta tradizionale, casereccia, semplice, che racconta un po' la storia di una famiglia, se vogliamo. Sì, chef. Uva passita. Mazza quanto è bella quest'uva, chef. Sì, questo è un grappolo passito, non è, è proprio il grappolo. Ah, ok. Fanno proprio... Sì, non è un'uva passa di quelle della Prugna. Poi anche il baccalà insomma fa parte proprio della tradizione abruzzese e viene veramente proposto in mille modi. Noi abbiamo qui i Monti, abbiamo qui uno dei più grandi importatori, sì, esatto, a livello nazionale. E devo dire che c'è stato un miglioramento qualitativo incredibile nella produzione del baccalà, perché mentre una volta era solamente essiccato, quindi comunque erano anche un po' più lunghe le operazioni per poterlo rinvenire, per poterlo preparare, per togliere la giusta quantità di sale mettendolo in ammollo, oggi volendo riusciamo a comprare un baccalà già pronto e poterlo cucinare immediatamente. Questo è importante perché per chi ha poco tempo in cucina magari è un dato... Beh, loro adesso si sono attrezzati veramente bene. Certo. Nel senso che hanno messo questo macchinario che dissala in pressione e hanno sempre quest'acqua, esatto, l'acqua corrente continua, quindi la temperatura controllata, che è molto importante quando si va a dissalare il baccalà. Certo. Perché spesso il baccalà, noi usiamo dissalarlo, bagnarola con il baccalà, sì, dentro, si cambia l'acqua più volte. Ma diventa anche... Cioè... Ma in realtà non è perfetto. Okay. In realtà per avere la perfezione ci vuole una temperatura costante e un'acqua corrente. E infatti è un prodotto di grandissima qualità, innegabile questo, proprio insomma, questa cosa. Quello che... di cui si ha bisogno. Allora, qui adesso abbiamo bisogno di un pochettino di cottura, aggiungiamo ancora un po' di brodo vegetale. E adesso dobbiamo solo essere un po' pazienti, aggiungiamo anche dell'olio piccante. Wow, proprio sempre rustico fatto... questo piatto, che meraviglia, chef. Sì, perché c'è l'acidità del pomodoro, il dolce della frutta passita e il contrasto del peperoncino in questo caso è perfetto. È infatti, veramente un'esplosione di sapori. Sì. Tante cose che però stanno bene insieme, perché insomma...
si possono mettere tanti ingredienti in un piatto, a patto che però ci sia armonia, non è che possiamo mettere cose così. Ma questo è sempre, io ripeto, è sempre come una cosa semplice che tu a casa puoi tranquillamente realizzare. Avete visto che con una padella abbiamo messo tutto, esatto, dentro, fa da sé. Adesso dobbiamo solo avere un po' di pazienza, mettiamo un coperchio, lasciamo andare 10 minuti, okay, e poi impiattiamo. E voilà, il nostro baccalà della mamma è pronto. Ecco qua. Ci siamo, possiamo impiattare. Possiamo quindi impiattare. Siamo stati pazienti, sì, abbiamo fatto la nostra attesa e adesso è pronto. E ringraziamo anche la signora Elisabetta che è dietro le quinte per questa ricetta. Sì, che lei non lo sa che stiamo facendo il baccalà prugni e pane. Non lo sa, adesso l'ha scoperto. Ok, quindi. Adesso sono curiosa di vedere come impiatterai questo piatto rustico. La ricetta tradizionale deve essere tradizionale, altrimenti che facciamo? Poi anche questa ricetta è veramente velocissima, chef, perché ho poco tempo. Questa è una ricetta semplice, usiamo una padella. E questa è la cosa che mi piace. Tu sai che io amo cucinare, no? Però sai anche che il tempo che ho a disposizione, io così come la maggior parte delle donne e signore che ci seguono in questo momento, noi facciamo tante cose, lavoriamo, curiamo la casa, pensiamo ai figli. Quindi ci piace cucinare, però poi effettivamente tutto questo tempo a disposizione non lo abbiamo. Quindi abbiamo bisogno di ricette, idee che ci consentano comunque di fare dei piatti gustosi. Allo stesso tempo di ottimizzare anche il tempo che poi dedichiamo alla pulizia delle stoviglie. Certo. Infatti, grazie. Sono pensieri appunto per chi sta a casa. Mia moglie, se io faccio una ricetta complicata a casa, mi caccia. Perché ci tocchi lava. Dice, torna al ristorante di corsa. E allora a casa fai sempre cose semplici. Certo, quindi, è giusto così. Quindi abbiamo impiattato, abbiamo messo un po' di erba cipollina, del prezzemolo e un goccino di olio. Beh, anche nell'impiattamento però, insomma, ti ecco distingui, chef. Perché questo non è così rustico come impiattamento, è bellissimo. Vabbè, certo, ecco, con un po' di impegno anche un piatto rustico, però può essere impiattato e fare una figura eccellente. Quindi abbiamo il nostro baccalà, cipolla, prugne passite e uva passa. Queste erbette cosa sono, chef? Erba cipollina e prezzemolo. Perfetto, bellissimo, chef. Grazie per questa ricetta. Grazie a voi. Grazie per averci ospitato nella tua cucina e grazie ai nostri telespettatori. Ci vediamo domani. Ciao. Melatonina è un ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Possiamo aiutare al nostro corpo di prendere il buon sonno anche mangiando alimenti che contengono questo ormone. Sono ricchi di melatonina frutta come uva, arance, cereali come riso integrale, avena, anche la verdura, tutta la famiglia di crucifere, cavolo, broccoli. Sfruttiamo quello che ci dà la natura in questo momento dell'anno e dormiremo anche bene.